chiamando il maestro. Buongiorno, pronto? Buongiorno maestro, maestro, ha visto ieri sera? Ha visto? La lezione sul cortomuso? L'abbiamo imparata anche noi, il cortomuso, eh? È felice? Bene, grazie. Ragazzi, buona domenica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Si respira anche questa settimana. Respireremo l'aria della vetta di essere capolisti in solitaria, no? Anche quella, le altre si dovranno accontentare per altri 7 giorni a osservarci là davanti. Bello, no? È bello, no? però, tanto vi invito a mettere like, campanella attiva, sostenere il canale, iscrivervi al canale con la campanella attiva per non perdere i video, tutti i miei video che pubblicherò, i miei contenuti. E niente, iniziamo a parlare il giorno dopo. Come avete visto, ho fatto il post partita, che era più una presa di culo, un video post scazzo e tutto. Ma adesso andiamo a analizziamo la partita che è stata quella nostra. Allora, abbiamo una partita che era iniziata così e così, non abbiamo eccelso in un gran gioco di squadra come ci avevano abituato ragazzi a Napoli, però tutto sommato, avendo trovato la rete del vantaggio con una grande rete, un gran compo da biliardo del nostro Léger Jean-Pierre Kalulu, e abbiamo abbastanza, insomma l'Empoli ha fatto un tiro solo nella prima frazione, seppur non giocando bene l'abbiamo abbastanza contenuti. Mi sembrava tutto troppo bello, tutto, però come molto spesso sta accadendo, oltre a parte Napoli, abbiamo una squadra a double face, doppie facce, perché il primo tempo se te la cavi riesci a fare il tuo, il secondo tempo cadiamo nell'oblio della mentalità, della mancanza di mentalità, nell'oblio che cerchiamo la mentalità vincente, cerchiamo di resistere, ci proviamo ma non riusciamo. E quello che abbiamo visto nel secondo tempo, un Empoli che poi grandi pericoli non ci sono stati, Magnan è stato impegnato 2 volte, si è fatto trovare prontissimo, e qui vuol dire anche capire che portiere abbiamo. L'Empoli sì, ha provato, ci ha messo in difficoltà, perché giustamente erano molto più veloci, rapidi di noi, molto più convinti. Si buttavano dentro gli spazi a tagliare in diagonale il nostro centrocampo, la difesa con gli inserimenti dei loro laterali, e ci mettevano in difficoltà. Abbiamo anche noi fatto qualche errore di impostazione, ora io qui non sto a dare né voti a nessuno uno per uno. Comunque, se si può, ecco, in questa partita che ha prevalso la nostra qualità che c'è in questo momento, il nostro modo di essere, eccolo, è questo qui, è un Milan a doppia faccia, doppia facciata, come abbiamo per certi tratti, mi ricordava anche, mi stava ricordando le partite di Salerno e anche a Milano con l'Udinese, mi stava riprendendo quegli incubi passati. Si è andata bene, vuol dire che però tutto sommato questa volta non abbiamo peccato di concentrazione e abbiamo limitato l'Empoli e abbiamo vinto di questo cortomuso che evidentemente abbiamo imparato dai migliori. Gli insegnamenti li abbiamo imparati anche noi. Chissà mai se gli allievi supereranno i maestri, chi lo sa, a noi ci mancano ancora 9 partite, vediamo che succede. Abbiamo altre partite sulla carta, anche se non so, niente è mai detto in questa Serie A di quest'anno. Sulla carta abbiamo delle partite più congeniali rispetto all'Inter, a Juve e a Napoli. Bene? Però tanto io, come dico tutte le volte, ho più paura di noi stessi che degli altri, perché ieri sera, al secondo tempo, avevo più paura di quello che potevamo non fare noi. Infatti non abbiamo fatto. Però tutto sommato ci è andata bene, che l'Empoli non è mai riuscito a trovare la via della rete, siamo stati anche un po' fortunosi, sì. Comunque quello che è parso più all'occhio ieri sera è la prestazione della tre quarti in su,
una trequarti Zucchi con Leao che a volte mi è sembrato, un paio di volte ci ha provato a fare qualcosa, mi è sembrato di essere che sia era ritornato il Leao dell'anno scorso, svogliato, che frignava in campo, che non si impegnava. Un Messias che ha grandi qualità tecniche, ha grandi potenzialità, a parte qualche chiusura e due tiri telefonati al portiere dell'Empoli, non ha fatto chissà cosa. Un che sì, che primo tempo un po', secondo tempo è ricaduto nell'oblio anche lui. Tonali che non stava a centrocampo, un Bennasera che ha sorretto tutto, un Tonali che sembrava che non era al 100%, la condizione fisica aveva qualche problemuccio, però da tre quarti mi aspettavo di più, Leao, Messias, Giroud e che sì, visto che si era schierato come finto tre quarti, però anche con quelli subentrati, Selemaker, Rebic, non è che abbiamo visto, non ho visto Diaz, parecchia confusione, parecchio... ecco, c'è cioè di bello, ecco, se bisogna dire una cosa, che abbiamo perlomeno lottato e stretto i denti per portarsi a casa questo risultato. E questa è una cosa positiva. Poi se hanno da ridire gli altri che noi abbiamo giocato male, c'è chi dice ora che non capiscono come mai siamo lassù, che essendo inferiori alle altre, e si facciano cazzi sua perché non so cose che le riguardino, guardino in casa loro, perché qui fra bianconeri, nerazzurri, napoletani si devono fare un ballino di cazzi loro e guardarsi la loro squadra e quello che hanno combinato e che stanno combinando. Ok? Noi se siamo lassù vuol dire che c'è un motivo. C'è un motivo, che magari siamo scarsi, ma perlomeno abbiamo un gruppo che ci permette di arrivare, di fare certe prestazioni e essere lì dove meritiamo. Penso, con tutti i torti che abbiamo anche avuto arbitrali, perché non ce lo dimentichiamo, ok? Fatto sta che da qui in avanti, ragazzi, le ultime 9 partite che ci aspettano saranno tutte 9 finali. Va bene uguale, a me va bene anche il cortomuso. Niente, vediamo se abbiamo imparato l'insegnamento, però noi dobbiamo sempre sudarcele, lo sappiamo, perché tanto il culo che hanno gli altri noi non ce l'abbiamo, ma noi San Culazio non ci assiste, sicché dobbiamo sudarcele, meritarcele contro tutti e tutto un'altra volta, altre 9 volte, poi alla fine tireremo le somme di quello che sarà stato inutile, no? Va bene così. Speravo un po' di più, ma sapevamo che l'Empoli era una partita difficile, perché è una squadra che ti affronta a viso aperto. E niente, aspettiamo quell'altra. Aspettiamo le altre. Aspettiamo stasera anche Napoli e poi anche l'Inter questa sera, posticipo a Torino. Vediamo cosa faranno. Noi intanto le guardiamo da lassù, siamo tutti contenti, felici. Che dite? Un'altra bella domenica, un'altra bella settimana da capolisti, è bellissimo, però piedi per terra, perché ragazzi ancora non è detta, ancora è lunga, siamo concentrati, non abbassiamo la guardia assolutissimamente, ok? Ciao, vi ricordo, sostenete il canale, like e campanella attiva, fate un salto anche domani sera live e bar di tifosi Cerner, parleremo di questa Serie A, ok? Andate a cercarlo su YouTube, iscrivetevi anche lì e sostenete anche quel canale se vi fa voglia, se vi piacciono i contenuti. Con questo è tutto, forza Milan, questo Milan a doppia facciata, double face, questo Milan che sembra aver imparato l'arte del cortomuso. Ciao!